E se prendessi un tagliere da cucina e lo trasformassi in un giradischi ad alta fedeltà, alla fine come suonerebbe? Beh, lo costruisco, così vediamo. Ciao, bentornati nel bunker di MFUFU Blog. In questo video trasformo un tagliere da cucina in un giradischi ad alta fedeltà. Se non avete mai visto i miei video vi state chiedendo: ma chi è questo coglione? Uno che trasforma i taglieri in giradischi. A parte gli scherzi, questo progetto non nasce certo dal tagliere, ma da questo braccio. È un prodotto giapponese degli anni 70, è conservato in modo perfetto e vorrei appunto utilizzarlo per costruirmi un giradischi che funzioni anche bene. Cosa c'entra il tagliere? Avevo bisogno di una base di appoggio, sono andato su Amazon, ho scritto legno massello, è venuto fuori il tagliere. E quindi perché no? Ma ovviamente mi servono anche altri pezzi. E su eBay mi è capitato di vedere questo giradischi ad un prezzo veramente tirato via. Io ho bisogno solo del piatto in acrilico. Ho pensato di prenderlo da questo giradischi, quindi l'ho comprato, me lo sono fatto spedire e questo è il risultato. Ma guarda come me l'ha spedito questo. Vabbè, mi importa una sega, però boia di. Mettici almeno qualcosa sopra di. Niente, non ci ha messo. Ma perché perché metterci lo scotch, cane delle bestie? Cioè, ci ha messo lo scotch appiccicato qui. Ci rimane tutta la merda appiccicata. Cioè, a me l'unica cosa che mi serviva era questa. Maremma maiala della maremma impestata ladra. L'unica cosa buona l'ha rovinata lì di... cazzo che me l'ha spedito. Maremma puttana maiala. Poi dici, non ti incazza. Come lo pulisci il piatto? Non si può. Oh, cristissimo. Queste sono di plastica bruttissime, cioè... verniciate con la vernice spray. Il braccio è tutto di plastica, l'hanno verniciato le bombolette spray. Il mobile non è neanche male, ma è tanto rovinato. Perché metterci lo scotch appiccicato sopra? Questo rimane tutto smerdato, no? Vedi, ci rimane lo scotch appiccicato, c'è rimasto lo scotch. Il piatto, che è l'unica cosa che si salvava, è tutto rovinato dallo scotch. Questa è tutta colla che c'è rimasta attaccata sopra. Io non so come toglierla, sinceramente. Eccolo qui il giradischi, si chiama turntable. E la caratteristica principale di questo giradischi era che non lo potevi collegare a nessun amplificatore. Non ha le uscite audio. Era un Kickstarter che è fallito, però c'è ancora il sito. E il giradischi può essere utilizzato solo tramite Sonos o Spotify, perché questo coso funziona solo tramite il Bluetooth e si può attivare solo dalla loro applicazione. Infatti si poteva comprare insieme al Sonos per la modica cifra di $749, oppure con due Sonos per $899. Ne avranno venduti tre, ma poi è una roba assurda, bruttissima, col braccio in plastica tutto verniciato a bombolette. L'unica cosa che si salva effettivamente è il mobile, perché è laccato, quindi non è tanto brutto, e il piatto in policarbonato. Non lo accendo neanche perché non c'è la testina e non c'è neanche la cinghia. Lo smonto direttamente e prendo le parti che mi servono. Cacciaviti di merda! Eccolo qui, ci abbiamo anche il cavo pitonato per collegare alla corrente le apparecchiature ad alta fedeltà. Ah, cagher. Questo è staccato. Tutto il circuito è attaccato con una vitina. E qui abbiamo il chip della Next Thing. È una specie di Raspberry, ma è un progetto ormai defunto del 2015. E difficilmente può essere riutilizzato per fare qualcosa. Però ha sia le uscite audio che video analogiche, collegato tramite un cavetto USB a tutto il resto della circuiteria. Questo è l'alimentatore, che forse posso anche salvare. Probabilmente in questa zona qua giù c'è il sistema che campiona l'audio che esce dalla testina, perché vedo che il braccio è collegato qui. Sarebbero veramente bastate due uscite audio per collegare la testina ad un amplificatore normale, in modo da saltare tutta sta roba, e questo progetto non sarebbe fallito. Questo è il perno che fa ruotare il piatto. Probabilmente qua dentro ci sarà una sfera e questo coso poggia sulla sfera. Non è fatto tanto male. E questo qui è il motorino, che viene utilizzato praticamente in tutti i giradischi di ora. Ha due velocità, 45 giri, 33 giri, più la possibilità di andare anche a 78 giri con un trimmer esterno. Basta alimentarla a 12 volt e non c'è bisogno di nessun componente esterno per farlo funzionare. Allora, giusto per vedere se questo coso in qualche modo funziona e il motorino gira, ho preparato anche questa cassa acustica Bluetooth, che sta aspettando un segnale. Diamo corrente, se è acceso, con questo si dovrebbe accendere, infatti il motorino è partito, e vediamo se si collega alla cassa Bluetooth. Sembrerebbe proprio di no.
Questo coso funziona solo attraverso la sua app e purtroppo questa app non esiste più e quindi è completamente inutile. Però il motore gira con tutte e due le velocità e questo è un alimentatore a 12 volt e lo potrei riutilizzare per far funzionare il motore. A questo punto provo a vedere se riesco a pulire il piatto da questo troiaio che ci ho appiccicato sopra. Il plutonio non lo posso utilizzare, l'unico è provare con questo. È la prima volta che uso l'alcol isopropilico. Oh, l'alcol isopropilico, oh, com'è bello, oh. Voler diluente, Marimba Maiala. Probabilmente ce la fa, è un tegamaio, ma probabilmente viene via. Speriamo che non mi distrugga tutto, ce lo impatacca ancora di più secondo me. Ok, è venuto via, alla grande, guarda. Non me lo dì, guarda il culo di... Allora, ha tolto tutto il troiaio che c'era appiccicato sopra, però... Un pochino ha fatto qualche dannettino, eh? L'importante è che non ci sia più tutto quell'impattaccamento appiccicoso che c'era sopra. Più o meno il giradischi sarà questo. E sopra ci andrà un tappetino che ho costruito io, fatto a nido d'ape, con un centratore che contiene anche una livella. Di cui ho fatto anche la versione per i 45 giri. Ma sul tappetino ci torniamo alla fine del video. Invece ora andiamo a vedere il perno del piatto che ho inglobato in questa stampa, che mi permetterà di montare il piatto sul nuovo giradischi. Questo coso qui racchiude il perno proprio del giradischi, ovvero il perno si incastra in questo foro qui, in modo che non sbandieri, e dalla parte sottostante c'è un pezzo di ferro come questo, al quale è proprio attaccato il perno del giradischi che si attacca sotto. E funziona veramente alla grande, l'unico problema è che l'ho calcolata troppo precisa e quindi il piatto mi sta alzato dal giradischi di 2 o 3 mm, troppo poco. Devo semplicemente prendere sto pezzo qui e abbassarlo tipo qua giù. E poi devo fare il supporto anche per il motorino. Ho pensato di ristampare questa parte qui con dei fori in modo da metterci dei gommini un po' più grossi che andranno a disaccoppiare ulteriormente il motore da tutto il resto della struttura. Questo mi serve per cercare di capire insomma le misure, anche la distanza del braccio dal centro del piatto. Poi c'è una dima che mi permetterà di installare proprio il braccio nel migliore dei modi da questa parte qui. Più o meno il risultato sarà questo. Supporto del motore pronto. I 6 isolanti in gomma dovrebbero garantire un disaccoppiamento abbastanza efficace del motore con il piatto. Ed è pronto anche il nuovo sostegno per il perno, che come vedete è un pochino modificato, perché sopra ci voglio attaccare anche questo. Perché se non è tamarro non mi piace. Tamarreide. Ci sono le lucine sotto che girano con il piatto. Che tamarrata. Che figata, guarda che figata. A questo punto devo solo fare i fori sul tagliere e poi montare il giradischi. E siccome non è che si possa andare a caso, ho preso tutte le misure e mi sono creato una dima per fare i fori nei punti giusti. E a questo punto non mi rimane che fare tutti i fori sul tagliere, quindi... Modalità falegname attivata! Non lo faccio più, non lo faccio più. Quindi la prima cosa è fare il foro per il piatto, perché tutto il resto viene di conseguenza. Credo che così vada bene. E faccio un piccolo foro in questo punto qui. Poi, piazzando la dima in questo punto qui, il foro per il centro del braccio va fatto qui. E questo è il foro per il sostegno del braccio. Quindi il braccio andrà esattamente qui. Praticamente è passata una giornata intera di lavoro, ma sono riuscito a completare il giradischi. Non c'è ancora niente di collegato, sono solo i pezzi appoggiati nella posizione in cui devono stare. La livella alla fine l'ho inserita all'interno del legno, perché in questa maniera qui mi sembrava più bello che non mettere la livella sopra qua giù sul disco proprio. Ci sono due interruttori che li ho messi esattamente a filo con il legno, che servono per accenderlo e per regolare la velocità. Il braccio è messo nella posizione in cui deve stare secondo la dima dell'audio tecnica, però c'è un problema, il braccio è troppo alto.
Dipende anche dalla testina che uso, ma il 99% questo braccio, una volta messo sul disco, starà in questa posizione, che non va assolutamente bene. Il braccio deve stare assolutamente parallelo al disco e infatti si può regolare in altezza. Il problema è che il braccio è già tutto abbassato, quindi bisogna che prenda la base del braccio e la incassi all'interno del legno. Quindi devo utilizzare questo coso qui, che è una fresa. Potrei rovinare semplicemente tutto, anzi sicuramente rovinerò tutto. E quindi proviamo! Allora, intanto devo prendere segno qui di questo affare, me lo segno per benino, ci faccio tutto di segnino, tutto d'intorno, così. Basta, per oggi può bastare. Se lo mando piano non taglia, porco cane. E mamma Yala, mi si muove tutto. Troiona maledetta. Non è buono vestoso, mi distrugge il legno e basta. Provo con un altro tipo di punta, vediamo un attimino se con questa riesco a combinare qualcosa. Oh, ci va! Oh! Ci va! Per essere la prima volta che uso una fresa a mano non mi posso lamentare. Non so neanche qual è la punta giusta da utilizzare. Comunque, il risultato è venuto, perfetto per i miei occhi. Ma il bello viene ora, perché devo installare la testina sul braccio. E queste sono le uniche due testine che ho. Questa è una Sony a bobina mobile degli anni 80, ma mi sembra un po' sprecata per questo giradischi. Questa invece è una Stanton 500 MK2 a magnete mobile e credo che utilizzerò questa. Nel caso vi capiti di installare una testina, fate attenzione ai collegamenti perché sono molto delicati e mi raccomando, seguite il codice colore dei cavi. E a questo punto il braccio va bilanciato. In questo caso particolare bisogna spostare questo peso in fondo, liberare il braccio e trovare un punto dove con questo contrappeso il braccio galleggia ancora un pochino indietro. Ora galleggia perfettamente. A questo punto qui, su questo tipo di braccio, basta spostare questo contrappeso e portarlo per esempio qui per avere 2 grammi sulla puntina. E ora bisogna impostare anche l'anti-skating sui 2 grammi. In questo momento potete vedere che è impostato su 3 grammi, quindi va ruotato in questa maniera qui e portato su 2. Questo controbilancia la forza che attira la testina verso il centro del disco. Questa forza è determinata dal fatto che la testina non è montata dritta sul braccio, ma è angolata, in modo da simulare un braccio molto più lungo di quello che è in realtà. E questo serve per minimizzare l'errore di tracciamento del braccio. E anche la testina va regolata indietro e avanti in modo che questo errore sia praticamente prossimo allo zero. Regolazione che si ottiene con la santa pazienza e con l'utilizzo di questa dima, appoggiando la puntina alternativamente in questi 2 punti, fino ad ottenere il perfetto allineamento della testina con queste linee, sia in questo punto che anche ovviamente nell'altro punto. E ci vuole veramente tanta pazienza. È anche importante controllare che la testina sia perfettamente perpendicolare al disco. Se non lo fosse, questo potrebbe essere un problema. Significherebbe che il braccio è stato montato male e non è perfettamente perpendicolare. E a seconda del braccio si possono utilizzare queste 3 diverse dime. Alla fine il risultato sarà sempre un braccio tarato in modo perfetto. E ora mi serve un disco molto appropriato per regolare l'altezza del braccio, che fortunatamente risulta un pelino più basso del dovuto, così lo posso tirare su e allineare perfettamente con questa guida. A occhio mi sembra perfettamente parallelo. E anche dalla parte dello shell della testina mi sembra perfettamente parallelo, quindi penso di poter essere soddisfatto. Un'altra cosa molto importante sono i piedini del giradischi, e questi li ho scelti regolabili in altezza, però sono brutti. Quindi ho pensato di prendere solo questo pezzo qui, di infilarci dentro questo pezzo trasparente, accoppiarlo con quest'altro pezzo trasparente, RGB, e dalla tecnologia delle tette finte, 4 cuscinetti in silicone per poter disaccoppiare perfettamente il giradischi da qualsiasi cosa sulla quale verrà appoggiato. E siccome sono un tamarro, utilizzerò questi ring a LED all'interno dei piedini, che verranno collegati con lo stesso controller che fa funzionare il ring a LED che si trova sotto il piatto. Ok, mamma mia che lavoro. 12 volte in ingresso, che finiscono dirette nel motorino, alle luci degli interruttori che sono qui sotto, e dentro questo controller che manda poi i dati a tutti i LED. Vediamo la botta, e invece va. Il motorino gira. Vediamo se i LED sotto sono accesi. Sono accesi i LED degli interruttori. Sì, questo coso funziona, ha funzionato alla prima. I piedini,
che si mettono qui si illuminano come il piatto. Il colore di questo giradischi sarà il rosso, rosso toscano. E ora l'ultimo dei problemi, come collegare le uscite audio del braccio. Avevo pensato di utilizzare questo cavo, ma è veramente troppo grosso. E allora ho preparato questo coperchio con le uscite RCA, il collegamento anche per la presa di terra, con all'interno il connettore originale che va a incastrarsi nelle uscite del braccio. In questo modo posso utilizzare i cavi che mi pare e non rischio di smuovere il braccio con i movimenti del cavo. La velocità del motore l'ho già tarata, quindi posso chiudere anche questo. E finalmente il giradischi è pronto! Piccolo impianto improvvisato con due tannoi Mercury, mini amplificatore Aiwa, accendiamo. Oh, come mai? Oh, che schifo è! Ah, ma è perché non ho collegato questo qui con il cavo adatto. Per collegare gli impianti hi-fi alla rete elettrica ci vuole il cavo pitonato. Colleghiamo il serpentone alla ciabatta e all'alimentatore. Vedrai che ora funziona bene. Come mai fa schifo uguale? No, non è possibile. Ah, ma perché questo qui per funzionare non si può collegare a una ciabatta? Questo qui deve essere attaccato direttamente alla presa nel muro. Ci vuole una presa da muro, non la ciabatta. Altrimenti si annullano tutti i benefici del cavo pitonato. Riproviamo ora. Ah, senti come funziona bene ora, lo vedi? È cavo pitonato, ragazzi, ci vuole, altro che seghe. Ma vattela a troncare nel culo. Vabbè, si fa per scherzare, eh. Comunque, per fare qualche prova fatta bene, ho collegato il giradischi all'amplificatore con dei cavi importanti, in modo da sfruttare l'ingresso fono e spedire l'audio al computer. E ora farò qualche prova con questo disco di test, che ha delle parti non incise, così possiamo sentire quanto rumore meccanico genera questo giradischi. Non mi posso davvero lamentare. Anche la velocità 33 giri è perfettamente stabile e anche quella a 45 giri, come vedete dallo stroboscopio, è stabilissima. Per quanto riguarda il tappetino che avevo stampato, non l'ho usato perché poi alla fine ho trovato questo, che sinceramente è molto più bello. In questo video non vi posso far ascoltare nessun disco, ma ho caricato un video apposito su MVV Music. Vi lascio il link nella descrizione di questo video per i curiosi che vogliono ascoltare questo giradischi. Invece questo video finisce qui, io vi ringrazio di essere stati qui con me nel bunker a tenermi compagnia mentre trasformavo un tagliere in questo giradischi e fino alla prossima bischerata, mi raccomando, restate sani!